30 minuti di ritardo rispetto all'orario di attracco previsto intorno alle 16:30 per la SOS Humanity 1 all'aeroporto di Ortona proveniente dal Mediterraneo, con a bordo 197 migranti da vari paesi africani, di questi 40 minori non accompagnati e 3 bambini piccoli. È il quarto sbarco ad Ortona, ma è il primo per numero di migranti, tanto che dopo una rapida visita dei medici dell'Unità Sanitaria Marittima di Frontiera saranno tutti trasferiti al palazzetto di Caldari per le procedure di identificazione. Ci preoccupiamo di predisporre la macchina organizzativa al meglio e di assicurare la migliore accoglienza possibile a queste persone. Poi di trovare una sistemazione adeguata in raccordo con il Ministero, che nel momento in cui il numero è particolarmente elevato deve necessariamente prevedere la dislocazione anche in regioni limitrofe poi. Per cui con tutto regolare, chiaramente la regione Abruzzo ha una capacità di assorbimento che a fronte di un arrivo di 197 creerebbe delle difficoltà se dovesse affrontarlo da sola. Le operazioni andranno avanti fino alla giornata di domani e poi lo smistamento nei centri d'accoglienza da Abruzzo, ma anche Marche, Lazio e Molise. Ormai Ortona è stato identificato come porto per questi sbarchi, quindi dobbiamo cercare di organizzarci al meglio, soprattutto creando una rete di collaborazione con anche altri comuni, perché sappiamo tutti che i CAS che sono in Abruzzo non sono sufficienti ad accogliere tutti i migranti che arrivano. Quindi diciamo che il nostro compito in questi primi sbarchi è stato solo quello di accogliere, di fare le operazioni di identificazione per poi trasferire, la prefettura poi organizza il trasferimento nei CAS sia abruzzesi che fuori regione. Certamente raccogliendo anche l'invito del prefetto, che ha sollecitato un pochettino, ha stimolato i comuni più grandi, i comuni limitrofi, a mettersi a disposizione anche per quella rete di assistenza necessaria appunto all'arrivo dei migranti. Quindi c'è anche la presenza oggi del sindaco di Chieti e la testimonianza di questo appello fatto dal prefetto, dove tutti ci dobbiamo sentire coinvolti, perché è impossibile pensare che Ortona, il comune di Ortona, possa essere all'altezza di gestire simili arrivi. I primi ad accogliere migranti, oltre ai tanti volontari di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana, anche quelli di Save the Children e della cooperativa sociale Verso Probo. Un po' lontani e sono molto molto disorientati perché provengono da storie particolari, da viaggi, da tappe diverse. Molti magari non hanno nemmeno mai visto il mare e quindi si ritrovano con imbarcazioni di fortuna. E